Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere questo impasto per fare questo pane per tramezzini tipo americani. È un impasto che è stato fatto sempre con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, quindi una ricetta suggerita da Rosa Di Fonso. Vediamo insieme come fare tutti i passaggi. Seguitemi. Allora, per fare questi tramezzini ho preparato stamattina alle 8 il polish, trovate la descrizione all'inizio e l'ho lasciato a temperatura ambiente, eccolo qua, lo vedete, insieme agli altri ingredienti, per 8 ore. Quindi adesso sono le 15, siamo arrivati al pomeriggio e iniziamo a fare il primo passaggio. Naturalmente ho seguito tutte le indicazioni che Rosa Di Fonso ci ha dato sul gruppo Nuvola Un amore di pasta madre. Miscelo le farine perché vanno messe in autolisi. Ci ho messo il restante latte perché il latte era 2,50, 100 sono andati per il prefermento, per il polish, scusate, che è lo stesso poi. E adesso lo metto qui insieme all'acqua, quindi vado a fare un'autolisi. Ecco qua. Lascio riposare coperta un'ora, quindi lascio in autolisi. Passato il tempo, vado ad aggiungere il polish, prima il polish, ecco qua. Naturalmente in planetaria. E poi man mano aggiungo gli altri ingredienti. Faccio girare prima un pochino, così. Ok. Io ho messo il gancio, direttamente il gancio, però se volete anche la foglia all'inizio e poi mettete il gancio. Allora, poi aggiungo lo zucchero. Intanto che gira, lo strutto. Io avete visto l'olio all'inizio perché mi trovavo soltanto 20 grammi di zucchero invece di 40. Quindi il restante 20 grammi ci metto l'olio al posto dello strutto. Però è preferibile mettere lo strutto o tutto strutto o tutto olio, diciamo. Ok, metto il malto, il sale. E faccio girare per portare ad incordatura. Adesso il mio sembrava un pochino duretto, forse ho misurato male, ho pesato male il latte, quindi ci ho messo un altro goccino di latte perché l'ho visto un po' duretto rispetto alla ricetta che ha messo Rosa sul gruppo. Scusatemi la voce, però stamattina è così. Beh, ho detto stamattina, ma in effetti sono le 15. Allora, l'impasto è stato a riposare 2 ore prima di fare le pieghe, quindi l'ho lasciato a temperatura ambiente 2 ore e poi faccio un giro di pieghe in ciotola. Sì, in effetti è un pochino leggermente duretto, non lo so, forse magari è il tipo di farina che ho usato. Ok, adesso copro e lo metto in frigo fino a domani mattina. Allora, eccolo qua. Adesso la mattina l'ho tirato fuori, come vedete è cresciuto benissimo anche in frigo. La ricetta dice di tenerlo 3 ore a temperatura ambiente, ma visto che il mio è cresciuto abbastanza bene, direi molto bene. L'ho tenuto un po' meno, un'ora e mezza, 2 ore, giusto per farlo acclimatare. Adesso questo è
il recipiente, lo stampo che userò. La lunghezza sta intorno ai 25-25 centimetri. Magari forse ci voleva anche un pochino più grandino. L'ho spennellato con l'olio, oppure volendo si può mettere la carta forno, in modo che poi si tira bene fuori. Bene, metto l'impasto sul piano di lavoro. Senza farina non serve proprio, vedete che non appiccica. E lo allargo. Lo allargo così con il matterello, senza spingere tanto magari, però quindi lo faccio della lunghezza dello stampo di lato, così, in modo che poi dopo vada a rotolare. Ok, l'altezza diciamo di presso poco di 1 centimetro, anche meno. Allora, vi ricordo che sto seguendo un evento sul gruppo Nuvola, Un amore di pasta madre. Questa ricetta è di Rosa di, ce l'ha suggerita Rosa Di Fonso, e quindi l'abbiamo fatta in un evento collettivo con gli amici del gruppo. Io però la sto ripetendo proprio per fare questo video. Come vedete sto arrotolando molto stretto e poi stringo ancora basso, così. Cerco di farlo della lunghezza dello stampo, vediamo se riesco. Arrotolo tutto. Beh, adesso devo dire che si è ammorbidito l'impasto con la lievitazione, poi adesso dovrà ancora lievitare. Finisco di chiuderlo. Ok, ci siamo. Stringo per benino, così non rimangono i vuoti dentro. Bene, beh, diciamo che è un po' stortino, l'ho messo, adesso cerco di addrizzarlo un pochino, però non importa perché tanto lieviterà e quindi si alza poi. Lo lascio all'incirca 2 o 3 ore, vediamo il tempo che ci vuole per aumentare di volume. L'ho messo dentro una busta trasparente a temperatura ambiente. Una volta pronto, vedete bello gonfio, il forno naturalmente già è acceso ed è a temperatura 180. Spennello con il latte, così mi rimane bello lucido. È rimasto un po' stortino però, c'è rimasto un pezzettino. Ok, spennello per benino. Io non ho messo carta forno, speriamo che si stacchi bene dallo stampo. Ho messo soltanto l'olio. E via, subito in forno. Dovrà cuocere a 180 gradi per 35-40 minuti. Poi valutate voi in base ai vostri forni. Eccolo qua. Come vedete è cresciuto molto, è cresciuto ancora. L'aspetto è bello. Adesso aspetto un attimino che si freddi per tirarlo fuori. Ok. È ancora un po' tiepido, però ho tagliato qualche fetta, come vedete, è venuto, io direi che è venuto bene, è morbidissimo. Vediamo adesso il tatto. Ok, molto morbido, bello, sì, mi piace, sicuramente da ripetere questa ricetta. E questo adesso io lo assaggio magari con un po' di Nutella, che dite? O una crema, la crema Novi anche va benissimo. Però eccolo qua, è molto adatto per i tramezzini, penso che lo regalerò alle nipotine che vanno pazze per i tramezzini. Bene amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video, a lasciare un like e da attivare la campanella se volete ricevere le notifiche dei nuovi video.
Un saluto a tutti e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!